Parleremo di un argomento per me molto interessante, quindi per questa mia passione spero di riuscire a coinvolgermi in queste mie riflessioni, in questo mio interesse. Parleremo di alimenti funzionali, perché oggigiorno si parla tanto appunto di alimenti funzionali, ma che cosa sono, a cosa servono? A partire non solo dalle pubblicazioni scientifiche, ma in realtà anche negli articoli più divulgativi, pop, quotidiani. Quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza e arrivare a capire se si tratta di opportunità oppure se in realtà è qualcosa invece di sovraesposto, di cui è solo una parola magari di marketing. Quindi vi porterò con me, se l'avanzatore è ok, vi porterò con me nei prossimi minuti proprio a chiarire un po' questo concetto. Probabilmente c'è qualcuno qui seduto che conosce già bene quest'ambito, invece il mio desiderio è proprio quello di partire, o meglio ripartire dalle basi e creare un'infarinatura. Non solo un'infarinatura, ma il mio desiderio è anche quello di darvi qualche spunto di riflessione sui cibi funzionali. Di cosa parleremo? Allora, farò una piccola introduzione sull'alimentazione funzionale, dove vi porterò qualche appunto mia riflessione e motivo per cui poi vi racconterò esattamente cosa sono. Ci vuole una storia, quindi da dove sono nati, chi è stata la prima persona, il primo popolo, il primo paese a parlare di cibi funzionali e come siamo arrivati ai giorni nostri. Scopriremo che in realtà è una storia lunghissima, e anche se in realtà sono da pochi anni che ne sentiamo parlare, magari appunto sulle riviste più divulgative o sulle testate quotidiane. Poi parleremo delle loro caratteristiche, eventuali normative, quindi andremo a vedere se sono normati o meno, e poi entreremo nel vivo insomma di questi alimenti funzionali, quindi vi racconterò esattamente quali sono e faremo un salto dalla letteratura scientifica, quindi che cosa ci dice la letteratura scientifica, e poi nel carrello della spesa o comunque sulla nostra tavola come identificarli, e infine appunto cosa ci possiamo portare a casa da queste riflessioni e qualche spunto per voi che possa rimanere anche nel tempo. Allora, partiamo. Io voglio portarvi proprio in questo viaggio, quindi per portarvi in questo viaggio e per iniziare anche a stilare questa presentazione ho detto: ma come posso presentare questi alimenti funzionali a qualcuno che peraltro magari già li conosce? Allora ho iniziato a pensare quando sono nati, quando è la prima volta che ne abbiamo sentito parlare, e devo dire che a mio avviso c'è stato un po' uno spartiacque tra quella che consideriamo l'alimentazione tradizionale e quella che invece possiamo considerare l'alimentazione moderna, diciamo così, o comunque dell'ultimo periodo, degli ultimi 20 anni. Quali sono gli obiettivi? Nell'alimentazione tradizionale l'obiettivo è quello di fornire un quantitativo adeguato di nutrienti, quindi parliamo di macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi per ogni chilo di peso corporeo durante la giornata, ma anche di micronutrienti. Quindi l'obiettivo dell'alimentazione tradizionale, dei piani nutrizionali tradizionali, comunque chiamiamoli anche un po' del passato, era proprio questo, quindi garantire questi fattori energetici o non energetici, però fondamentali per il benessere, per la vita. Da qualche anno invece, ormai possiamo dire anche qualche decennio, perché sono un paio di vent'anni, sono quasi 20 anni che se ne parla, l'alimentazione invece moderna, che io preferisco chiamare nutrizione moderna. Per quale motivo? L'obiettivo è quello di sì fornire un quantitativo di nutrienti adeguato, quindi la base fondamentalmente è sempre la stessa, non dobbiamo andare incontro a carenze, l'obiettivo è quello proprio di star bene, quindi evitare carenze di alcun tipo, e poi fornire degli alimenti che diano benessere fisico ma anche mentale, ad esempio a livello cardiovascolare, nel controllo glicemico, nel benessere intestinale. Oggigiorno penso che un altro trend molto interessante, trend non ha a che fare solo col concetto di moda, ma trend anche scientifico, quindi si è aperto veramente
un ambito grandissimo di ricerca su cui si sta lavorando, e anche quello dei prebiotici o probiotici, quindi quello del microbiota intestinale. Quindi tutti questi nostri batteri che fino a un po' di tempo fa ci limitavamo un po' a chiamare come la flora intestinale. Come sapete, questa parola fa forse parte di quella che era l'alimentazione tradizionale, perché oggigiorno in realtà si è compreso che è solo un mondo il nostro intestino, e quindi bisogna nutrirlo al meglio. Perché vi dico questo e perché questa mia riflessione? Perché alimentazione e nutrizione non sono sinonimi, anche se noi magari nel momento di appunto divulgativo, di parlare oppure di scrivere, li utilizziamo come tali. Quindi il grande cambio di passo dell'alimentazione quotidiana è stato proprio questo: non pensare più solo ad alimentare un soggetto, cioè dargli energia o comunque tutti quei micronutrienti che servono al benessere, ma a nutrire anche. Quindi vuol dire fare un passo avanti, e un passo avanti da tanti punti di vista, quindi non solo di cosa mettiamo nel piatto, ma anche delle figure professionali che stanno intorno alle persone per il benessere. Infatti alimentarsi è l'atto con cui si fornisce cibo ad un organismo, indipendentemente dal valore nutritivo degli alimenti assunti, ok? Ci stiamo alimentando, stiamo mettendo del carburante nella nostra macchina. Nutrirsi invece sottolinea anche la qualità, quindi non solo la quantità che sia sufficiente, ma anche la qualità di questo carburante. Nutrirsi significa fornire ad un organismo attraverso il cibo tutte le sostanze di cui ha bisogno per sostenere le proprie funzioni, per rigenerarsi e conservare il benessere fisico e mentale con cui poi in realtà siamo nati, se ci pensate. Quindi l'obiettivo della nutrizione moderna è proprio quello di conservare il benessere con cui siamo nati. Spesso noi siamo un po' alla rincorsa di questo benessere, ce ne occupiamo magari dai 40 anni in su, quando percepiamo che qualcosa nel nostro corpo, nella nostra vita sta cambiando. Dobbiamo iniziare a lavorare molto prima, quindi quando noi abbiamo ancora questo benessere, quindi non a rincorrere, a ristabilirlo, ma l'obiettivo ideale sarebbe proprio quello di conservarlo. Quindi capite che l'alimentazione, comunque l'alimentazione tradizionale e la nutrizione moderna, hanno davvero un grande concetto alla base. Quali obiettivi si inizia così a percepire da queste due macro differenze proprio di approccio alla nutrizione quotidiana? Innanzitutto il benessere fisico e mentale, perché iniziamo a capire che gli alimenti hanno una funzione. Quello che noi, non so dove mettermi che fotografate, aspetta che magari copro anche lo schermo. Quello che noi mettiamo nel piatto ha così una funzione. C'è una parola che io porto con me, che è di un medico specializzato in medicina funzionale che si chiama Sara Farnetti, che definisce il momento del pasto come un progetto ormonale. Personalmente è una cosa che mi fa impazzire, bellissimo dire progetto ormonale, ma capite cosa significa? Significa che ciò che noi mettiamo nel piatto influenza i nostri ormoni, quindi va ben oltre il concetto di micronutrienti e macronutrienti, che sì, è fondamentale controllare dal punto di vista degli specialisti o dal punto di vista dei momenti in cui ci mettiamo a tavola, ma è anche fondamentale capire che attraverso cosa noi mettiamo nel piatto e come lo rapportiamo nei vari nutrienti stimola i nostri ormoni, quindi li attiva o li disattiva. Quindi capite che l'alimentazione, o meglio la nutrizione, ha una funzione vera e propria che va molto oltre il concetto di calorie o comunque di energia. Quali sono questi obiettivi che si pone la nutrizione moderna? Sicuramente benessere fisico, mentale, emotivo e anche sociale, quindi star bene con noi stessi dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, quindi l'efficienza mentale, la qualità del sonno, emotivo, quindi sapete per esempio che l'ansia è gestita anche dal nostro microbiota intestinale, anche alcuni stati di depressione per esempio sono gestibili anche attraverso, o meglio, ridurne il rischio gestibile attraverso l'alimentazione. Ovviamente favorire la salute, quindi anche appunto evitare patologie o ridurne il rischio, la qualità della vita e anche la qualità dell'invecchiamento, perché oggigiorno è un grandissimo ambito di ricerca.
in cui non si lavora tanto su allungare la vita il più possibile, come forse si faceva un tempo, ma il lavoro che si sta facendo è quello di aggiungere qualità ai nostri anni, quindi cercare, come vi dicevo un attimo fa, di conservare il nostro benessere, quindi di vivere al meglio più anni possibili. E questo è un aspetto che altrettanto mi affascina come il progetto ormonale di cui vi raccontavo poco fa. Perché mi affascina? Perché noi diamo per scontato che dopo i 40, 50, 60 anni sia normale assumere per esempio dei medicinali, cioè chi li assume per abbassare il famoso colesterolo cattivo, chi li assume per la pressione, chi li assume per altri motivi, e conviviamo con questi medicinali. Invece il concetto è proprio quello di lavorare sulla conservazione del nostro benessere, quindi arrivare a un'età più avanzata evitando di assumere eventuali medicinali, non perché ovviamente voglio andare contro al medico che mi ha raccomandati, e sia chiaro, ma ridurre proprio il rischio di insorgenza di eventuali patologie. E lavoriamo appunto ragionando su quelli che sono gli alimenti funzionali, cioè gli alimenti che nutrono il nostro benessere quotidiano. Vediamo da dove. Ok. Quindi abbiamo capito quale potrebbe essere l'ambito di ricerca e soprattutto di riflessione e l'opportunità di questi alimenti funzionali. Quindi abbiamo già fatto un grandissimo cambio di passo rispetto al passato. Non pensare più al cibo solamente come calorie o comunque micronutrienti che devo garantire al mio organismo, cioè di rispettare delle linee guida, sicuramente anche quelle, ma devo andare oltre, cioè attraverso questi nutrienti non solo più garantire le calorie e quindi anche i micronutrienti che garantiscono il benessere, ma questi alimenti funzionali che hanno delle funzioni ben specifiche nel nostro organismo. In realtà la cosa che ci stupisce, mi stupisce in primis, è che si parla di alimenti funzionali da, come vedremo tra un attimo, ben prima della nascita di Cristo, quindi nell'avanti Cristo ancora con gli Egizi. Sin dall'antichità l'uomo ha rivolto particolare attenzione all'alimentazione, attribuendone proprietà salutistiche e anche medicamentose. Un documento dell'antico Egitto sottolinea, fa riferimento ad esempio alla pianta dell'aglio che veniva impiegata per curare disturbi cardiocircolatori, parassiti, infezioni, proprietà che sono state poi confermate comunque dagli studi scientifici. Quindi qui andiamo, facciamo un ulteriore passo avanti. Abbiamo capito che ci sono già da tempo degli alimenti in natura che hanno una funzione medicamentosa o anche solo di prevenzione, veramente da tanto tempo. Questo è un dato di fatto. La cosa ulteriore è che non erano gli Egizi a dirlo, ma poi sono stati gli studi scientifici a confermarlo. Quindi poniamo quelli che sono gli alimenti funzionali al fianco di quella che è la scienza, quindi di quelli che sono i dati scientifici e gli esperimenti in laboratorio e poi sul campo. Quindi parliamo già del 1500 avanti Cristo, in cui si era capito proprio la funzione di questi nutrienti. Ma non solo la pianta d'aglio, come in realtà magari era anche un medicamento già delle nostre nonne. Io mi ricordo mia nonna che mi raccontava dell'importanza dell'aglio proprio da questo punto di vista, soprattutto nella riduzione degli effetti ad esempio dei parassiti. Un altro alimento funzionale molto molto curioso e che oggi è tornato in voga, di cui si parla tanto proprio perché ha tantissimi benefici, è la cicoria. Cioè, gli Egizi utilizzavano una bevanda a base di cicoria tostata, il famoso, come oggi si utilizza il caffè d'orzo oppure il caffè a base proprio di caffè, per sanare dei disturbi gastrointestinali. E ce l'avevamo già visto lungo, per quale motivo? Perché tutt'oggi la scienza si è accorta che dalla cicoria si estrae una sostanza meravigliosa che si chiama inulina. L'inulina è un particolare zucchero capace di incrementare positivamente il numero e l'attività di batteri intestinali. In altre parole, è un'attività prebiotica, quindi è un precursore dei nostri batteri intestinali. Quindi capite che l'inulina in sé, estratta ad esempio dalla cicoria, può essere un alimento, una sostanza funzionale già contenuta in alimenti presenti in natura.
e ve ne ho già raccontati due che in realtà risalgono proprio al 1500 avanti Cristo, quindi partiamo dall'aglio per arrivare comunque alla cicoria. Facciamo un grandissimo passo avanti, perché dal 1500 avanti Cristo arriviamo un po' insomma ai giorni nostri. Potremmo andare avanti decenni per decenni a far emergere ulteriori alimenti funzionali che hanno fatto la storia, ma oggi ce ne sono ulteriori che sono stati anche un po' più decodificati dal punto di vista delle normative. Infatti proprio a metà degli anni 80 fu proposto in Giappone il termine di cibo funzionale. Quindi gli alimenti funzionali sono quelli che troviamo in natura. Il cibo potrebbe essere quello che è stato trattato, è stato arricchito, come vedremo tra un attimo, gli sono stati eventualmente tolti degli ingredienti, cioè del cibo che può fare qualcosa nel nostro organismo, nel senso che ha una funzione. Da cosa nasce questo cibo funzionale? Nasce dall'osservazione di un progressivo allungamento dell'età media attribuito a particolari effetti benefici svolti dall'alimentazione giapponese basata sul largo consumo di pesce, un alimento che, come sapete, è molto ricco di acidi grassi omega 3 e di una patata viola che non è il tubero comune che noi conosciamo, amidaceo, ma era una patata che si chiama Benihimo, ricchissima in polifenoli. Non a caso questi due alimenti, quindi nutrienti, cioè il pesce e i polifenoli, cioè gli acidi grassi omega 3 e appunto i polifenoli di questo tipo di tubero, vengono associati a una delle blue zone più famose, penso, al mondo, che è proprio la popolazione di Okinawa. Le blue zone, sapete che sono quelle popolazioni al mondo che hanno una percentuale di centenari o comunque di soggetti in salute che hanno raggiunto un'età avanzata molto molto elevata. Dopo ne scopriremo altri. Ma si inizia proprio a capire il beneficio di alcuni alimenti di cui alcune popolazioni si nutrono, che è associata a un'alta aspettativa di vita in salute, ovviamente. Nel 1991 viene coniato il termine di FOSHU. FOSHU è l'acronimo di quella parola che trovate sotto. I singoli alimenti FOSHU sono stati identificati da un logo, che è questo che vi riporto, e vengono approvati dal Ministero della Salute e dal welfare giapponese. Sotto avete un sito in cui potete leggere la storia e le relative normative. Quindi capite che non solo c'è stata questa intuizione per cui si è osservato il largo consumo di alcuni alimenti definiti poi funzionali, associato appunto a un'alta aspettativa di vita in salute. Quindi torna al concetto di longevità sana di cui vi parlavo prima. Quindi non solo il vivere tanti di questi anni, come si canta un po' alle feste di compleanno, ma vivere tanti di questi anni in salute. E questo è il regalo vero che noi possiamo farci attraverso l'alimentazione. Il primo alimento funzionale è stato il Fibe Mini, che è un soft drink arricchito di fibre. Questa in realtà è la versione più recente che ho trovato, ma so che ci sono versioni originali nel web, io non le ho trovate, si fa molta più fatica, che fanno risalire proprio questa bevanda al 1990, quindi agli anni 90, in cui si era capito proprio che alcuni alimenti trattati potevano dare un grande beneficio al nostro organismo, partendo da quell'intuizione di cui vi raccontavo poco fa. Questo cambiamento nel modo di intendere gli alimenti e l'alimentazione, quindi non solo il cibo, non solo l'alimentazione ma la nutrizione, ha dato il via a nuove ricerche e alla realizzazione anche di nuove tecniche di manipolazione dei cibi che hanno portato alla realizzazione di alimenti funzionali. Che cos'è quindi un alimento funzionale? Tutto questo escurso che vi ho fatto per arrivare a questo punto che sarà in realtà il nostro punto di partenza, che però mi era indispensabile per farvi capire il valore di questi alimenti funzionali. Per alimento funzionale si intende un cibo che, in virtù della presenza di componenti fisiologicamente attivi, determina un effetto benefico per la salute, oltre alla sua funzione di nutriente di base. Quindi vi ricordate la prima slide che vi ho proiettato poco fa? Quindi non solo garantire i macro e micronutrienti, ma al tempo stesso arricchire, potenziare, ottimizzare una funzione benefica per il nostro organismo, quindi nutrire il nostro benessere per conservare quello con cui siamo nati.
vi ho fatto un grande racconto sulla storia e ora passiamo invece alle caratteristiche di questi alimenti funzionali, proprio per conoscerli sempre un po' più da vicino. Hanno tantissime caratteristiche perché, come vi ho menzionato prima, possono essere manipolati o meno, possono essere già presenti in natura. Gli alimenti funzionali sono alimenti caratterizzati da effetti addizionali dovuti alla presenza di componenti generalmente non nutrienti che interagiscono più o meno selettivamente con una o più funzioni dell'organismo, cioè hanno una biomodulazione, per natura sono capaci di modulare una funzione del nostro organismo. Gli alimenti funzionali devono essere prima di tutto ovviamente sicuri, quindi non devono essere tossici per il nostro organismo, nella giusta quantità devono essere comunque sicuri. Nessun alimento funzionale, sia chiaro, può sostituire un farmaco, quindi gli alimenti funzionali non sono medicamentosi, nel senso che non ci possiamo curare con questi, ma possono ridurre il rischio di un'eventuale patologia nel momento in cui ci aiutano, contribuiscono a conservare il benessere con cui siamo nati. La loro funzione è infatti quella di prevenire gli stati patologici, quindi assolutamente non curarli, e migliorare le funzioni fisiologiche dell'organismo per prevenire eventuali malattie, cioè prevenire un'alterazione del nostro benessere. Devono contenere solo elementi benefici e non essere presenti insieme a componenti dannosi o potenzialmente tali. Gli alimenti funzionali possono essere anche cibi addizionati, per esempio, con sostanze biologicamente attive, come principi attivi di origine vegetale, sostanze della capacità antiossidante e probiotici. Non fanno parte degli alimenti funzionali, gli integratori alimentari, i prodotti dietetici, i cosiddetti nutraceutici funzionali, funzionali per sostituire un farmaco. Le proprietà che rendono funzionali sono dovute a diversi aspetti. Naturalmente presenti nell'alimento e vengono definiti alimenti funzionali naturali, quindi sono già in natura così pronti, poi ne vedremo alcuni, ma in realtà vi ho già raccontato per esempio il pesce pescato della popolazione di Okinawa, come anche il tubero viola poco amidaceo, quindi diverso dalla nostra patata viola ovviamente, di cui si nutriva sempre la popolazione di Okinawa, ma ce ne sono tanti altri che non voglio svelarvi. Presenti nell'alimento ma arricchiti, quindi alimenti funzionali arricchiti, non presenti naturalmente nell'alimento ma aggiunti, e quindi in questo caso vengono definiti alimenti funzionali supplementati, oppure sono eliminati o modificati, ad esempio per migliorare la disponibilità vengono trattati proprio in questo senso, manipolati proprio per favorire la concentrazione della sostanza funzionale evitando altre sostanze. Le normative. In realtà non ci sono delle vere e proprie normative, nel senso che gli alimenti funzionali devono essere riconosciuti scientificamente, quindi devono sì avere già un beneficio, ma non basta il beneficio perché ce lo raccontavano gli egizi o le nostre nonne molto sapienti e con un istinto molto allenato, ma devono essere riconosciuti dagli studi scientifici che ne hanno approvato proprio il beneficio. Quindi in Europa nel 1966, sotto il coordinamento dell'INSI, viene promossa un'azione concertata della Commissione europea sulla Functional Food Science in Europa, allo scopo di stabilire e sviluppare un approccio scientifico basato sulle evidenze a sostegno dello sviluppo di prodotti alimentari che si possano definire alimenti funzionali. Il documento poi finale è stato redatto nel 1999, quindi capite che non sono ancora estremamente regolamentati, c'è un ambito in cui non c'è ancora una normativa vera e propria, però la cosa che fa il tredunion a tutti questi aspetti è la letteratura scientifica, quindi gli studi scientifici devono essere a supporto dei benefici menzionati a questi alimenti funzionali. Facciamo degli esempi molto molto semplici che possiamo trovare in qualsiasi supermercato, nel nostro frigorifero di casa. Partiamo dallo yogurt. Lo yogurt assolutamente, essendo un alimento fermentato per natura, diventa anche un alimento funzionale. È ricco di vitamine gruppo B, di calcio, di vitamine PP, fermenti lattici e probiotici. Oppure la frutta fresca. La frutta fresca è ricca soprattutto
in fibre, oltre che ovviamente nei sali minerali, ma al tempo stesso è ricchissima anche di polifenoli, in realtà più nei semi e nella buccia che nella polpa. La frutta secca è ricca di acido alfa-linolenico e di vitamina E, per esempio. Poi dipende ovviamente dal tipo di frutta secca oleosa. Non ho menzionato in questo caso gli acidi grassi omega 3 perché ci sarebbe da fare un grandissimo discorso, proprio perché quelli veramente benefici e vantaggiosi sono i cosiddetti a catena lunga. Invece nella frutta secca oleosa troviamo solo quelli a catena corta, ma in realtà anche da questo punto di vista ci potrebbero dare alcuni benefici. Le spezie sono assolutamente un alimento fortemente funzionale, penso al sale da cucina sotto alcuni aspetti nella giusta quantità, la curcuma, il curry, il pepe nero, quindi la curcumina, i curcuminoidi, la piperina che favorisce l'assorbimento dei curcuminoidi poi a livello intestinale, quindi le spezie, chi di più forse, sto riflettendo, ha questa capacità funzionale. Nelle spezie io avrei messo anche il cioccolato, nel senso che di per sé il cacao è un alimento funzionale, una sostanza funzionale, come dopo vi mostrerò con tutta la letteratura. E poi le verdure, perché le verdure sono ricche di fibre, soprattutto insolubili, di minerali, di vitamine di qualsiasi tipo. Il latte contiene il calcio, gli zuccheri presenti per natura del latte, alcuni tipi di acidi grassi, minerali e alcuni tipi di vitamine. Quindi questi è un esempio, è un estratto degli alimenti funzionali che noi già troviamo nella nostra dispensa e forse non sapevamo tali, cioè hanno già una funzione per loro natura nel nostro organismo, senza essere stati ovviamente trattati particolarmente. Andiamo però un po' più avanti, perché vi avevo promesso che ci sarebbe stata della letteratura scientifica a supporto di quella che è un po' la storia di questi alimenti funzionali, quindi andiamo un po' a vedere nel merito. Ovviamente l'elenco degli alimenti funzionali che avete visto prima l'ho fatta io di mia sponte, senza nessun riferimento scientifico, ma la scienza in realtà ci mette a disposizione alcune referenze che ci garantiscono la funzione di questi alimenti. Primo su tutti c'è questa review del 2015 in cui vengono descritti gli alimenti funzionali, l'estratto contenente, quindi la sostanza benefica e il relativo beneficio che si potrebbe vantare in un eventuale prodotto. Questo è il titolo di questa, ecco, vi ho messo l'esatto elenco. Vedete che in questo studio, continuo a usare il puntatore ma tanto non va sullo schermo, in questa review si trova proprio tutto l'elenco dei componenti bioattivi che possono essere presenti in alcuni nutrienti. Primo su tutti la luteina, oppure che è presente ad esempio nell'uovo, nel rosso dell'uovo, oppure il licopene se ne parla tantissimo, è presente nella buccia ad esempio dei pomodori e ha un'attività fortemente ad esempio antiossidante sulle nostre cellule, protettiva anche dal punto di vista antitumorale. Il licopene è fondamentale anche per, insieme alla vitamina A, anche per proteggere la nostra pelle dai danni dei raggi UV del sole. Al tempo stesso non solo la protegge, ma ne favorisce anche la risoluzione, perché noi non consideriamo mai questo processo risolutivo che hanno alcuni alimenti. Primo su tutti, ad esempio, gli acidi grassi omega 3 di cui vi ho parlato prima. Spesso noi ci fermiamo alla funzione in sé, quindi ci limitiamo a dire che alcuni alimenti hanno una funzione ad esempio antinfiammatoria. Ma sì, dobbiamo contenere l'infiammazione silente del nostro organismo, ma al tempo stesso favorire la risoluzione di una parte di questa. E alcuni alimenti non solo hanno questa capacità antinfiammatoria e antiossidante, ma al tempo stesso risolvono l'eventuale infiammazione. Tra questi appunto c'è ad esempio il licopene che è presente nei prodotti a base di pomodori. Quindi ad esempio anche nella salsa di pomodoro. Poi ci sono gli acidi grassi omega 3, di cui tra un attimo parleremo. Quale funzione hanno? Beh, sono presenti ad esempio nel salmone e in altri tipi di pesce. Quale funzione hanno? Quella di ridurre il rischio dei disturbi cardiovascolari, aumentare la performance mentale e anche la capacità visiva. Tant'è che l'EFSA, l'ente europeo di sicurezza per il cibo, ha donato, grazie agli studi scientifici, a
alcuni claim che si possono vantare nell'utilizzo degli acidi grassi omega 3, sono almeno 4, quindi capite che quale grande beneficio possono dare, ovviamente a fronte di alcune evidenze scientifiche. E poi ci sono i polifenoli, che sono una grande mia passione dal punto di vista degli studi, perché i polifenoli hanno grandissimi benefici. Se ne parla solo in questi ultimi anni, ma in realtà i polifenoli hanno una storia più lunga della nostra esistenza umana. E adesso ve ne racconto qualcuno. Poi possiamo andare avanti perché esempi prebiotici, probiotici che troviamo in altri alimenti hanno determinate altre qualità. Gli isoflavoni presenti ad esempio nella soia ne hanno altri. Insomma, in questa review potete trovare gli alimenti funzionali, i componenti bioattivi e quello che la letteratura scientifica supporta a livello di loro funzione nell'organismo. Andiamo un po' a vedere, quindi passiamo a una parte più pratica per quanto riguarda l'opportunità di modulazione di alcune funzioni di questi componenti bioattivi. Parliamo ad esempio di acidi grassi omega 3, proprio perché prima vi ho raccontato della popolazione di Okinawa e forse oggigiorno sono tra quelli che vengono più utilizzati a livello di alimenti funzionali, quindi anche di cibi funzionali. Gli acidi grassi poliinsaturi e omega 3 sono molecole che hanno un'azione protettiva sull'apparato cardiocircolatorio, prevenendo depositi ad esempio di colesterolo dannoso, di trigliceridi, anzi in questo caso ossidando anche i trigliceridi, quindi promuovendo quella che si chiama beta-ossidazione, cioè la capacità di bruciare i grassi a partire dai trigliceridi, e sono fondamentali componenti e mediatori del sistema nervoso, fornendogli anche protezione. Spesso mi dicono, ma se io assumo gli acidi grassi omega 3 presenti nel pesce o da un integratore in grasso, in realtà no, non è proprio preciso. Per quale motivo? Perché gli acidi grassi omega 3 presenti in questi alimenti hanno una funzione soprattutto strutturale, non tanto energetica. E per farvi capire questo aspetto vi riporto un po' indietro con la memoria. Quanti di voi sono cresciuti con Siamo fatti così, il cartone animato? Dal sorriso penso un bel po', anch'io mi ci metto, un bel po' di persone. Vi ricordate quei soggetti che correvano con la pergamena in mano? C'erano dei soggetti strani che partivano da un tipo, c'era un mega schermo, che era in realtà il nostro governatore centrale. Avevano una pergamena e correvano su dei binari. In realtà io allora non capivo cosa facessero questi omini qua, da dove partivano. Mi erano più simpatici i globuli rossi. Vi ricordate il papagallo gigante che caricava ossigeno? Ecco, quelli lì. Questi omini sono i neuroni, quindi sono i messaggeri che partono dal nostro governatore centrale, arrivano, ovviamente sto estremamente semplificando, a un punto del nostro organismo in cui serve quel messaggio, ok? Come facciamo a farli correre più veloce? Possiamo sicuramente allenarli come 100 metristi o 400 metristi, insomma come mezzofondisti, ma in realtà c'è un modo molto più semplice, che è attraverso gli acidi grassi omega 3. Proprio perché gli acidi grassi omega 3 migliorano quella che è la velocità della trasmissione del messaggio nervoso, a partire appunto dal governatore centrale per arrivare poi alla destinazione del messaggio a livello poi del sistema nervoso periferico. Quindi capite il valore di questi grassi che sono già presenti in natura in alcuni nutrienti. C'è un passo maggiore perché sono così importanti anche per il benessere dei pesci, che poi noi li prendiamo forse per facilità dall'alimentazione in questo tipo di alimenti, anche se bisognerebbe fare una parentesi sulla qualità e sulla tossicità alcune volte di questi alimenti, ma per i pesci, per la loro vita, è così importante che l'assumono dalle alghe. Il vantaggio è che i pesci rispetto a noi riescono a fare un passaggio in più, cioè a digerire, a metabolizzare quelli che sono gli acidi grassi omega 3, quindi l'EPA, in DHA, e quindi grazie alla fonte marina riusciamo a avere anche il DHA, che è questo nutriente fondamentale appartenente agli omega 3 che fa sì che questi neuroni riescano a correre molto più velocemente. Considerate che almeno un decimo del nostro cervello è fatto di grasso, che sembra quasi un insulto. In realtà dire a questo punto che il nostro cervello è grasso è quasi un complimento, che è un complimento che in realtà uno dice, ma insomma non vorrei mai ricevere da un certo punto di vista, perché associamo sempre i grassi a una connotazione negativa. In realtà i grassi nutrono il nostro benessere, ovviamente bisogna saperli scegliere, perché alcuni fanno esattamente l'opposto. Quindi capite che i grassi cosiddetti buoni, tra cui gli acidi grassi omega 3,
hanno questa funzione di conservare e anzi potenziare il nostro benessere. Infatti gli acidi grassi omega 3 sono tra quelle sostanze che non solo hanno una capacità antinfiammatoria, anzi è più piccola questa loro capacità, ma la loro grandissima capacità è quella di potenziare la risoluzione dell'infiammazione. Tante situazioni, adesso non voglio entrare nel merito, di patologie non risolte, come ad esempio ultimamente nello scorso anno soprattutto si è parlato tanto di long covid, oggi si parla molto di degli effetti del long covid relativi al sonno, è dovuto proprio all'infezione di questo virus che ha lasciato nel nostro organismo, ma che è ancora un po' lì latente, gli effetti sono latenti e bisogna andare a risolvere. Gli acidi grassi omega 3 fanno proprio questo tipo di lavoro, quindi risolvono la nostra infiammazione. Io, questa in realtà è uno screenshot unico perché ho inserito sul PubMed omega 3 benefici e non vi dico quante pagine mi sono venute fuori, anzi questo forse è proprio a livello, no, sono in generale, ho fatto anche a livello cardiovascolare e veramente me ne sono usciti una quantità infinita. Quantità non vuol dire qualità, ovviamente, bisogna leggere tutti, bisogna saperli interpretare, però questo per farvi capire l'effetto ormai conclamato che gli acidi grassi omega 3 hanno sul nostro benessere, non solo a livello cardiovascolare ma anche a livello dell'efficienza mentale, quindi delle capacità cognitive e anche della capacità visiva, che in realtà è una capacità cognitiva. Uno studio che mi fa piacere portare in evidenza è che gli acidi grassi omega 3 vanno anche oltre a questi benefici. Nel 2019 abbiamo pubblicato con l'equipe Enervit questo studio relativo al beneficio degli acidi grassi omega 3 sulla riduzione del rischio di infortunio negli atleti da microtrauma ripetuto, quindi in questo caso abbiamo preso soprattutto dei runners perché erano facili da reclutare, facili da ovviamente testare, in realtà c'erano anche un po' di triatleti e qualche ciclista, e abbiamo osservato che gli atleti che avevano meno acidi grassi omega 3 nel loro organismo erano quelli che si infortunavano più facilmente da infortuni da stress, quindi da microtrauma ripetuto, ma non solo, erano quelli che risolvevano più difficilmente, o meglio non risolvevano, questo tipo di infiammazione. In concomitanza a questo tipo di atleti c'erano coloro che, per continuare ad allenarsi in caso di infiammazioni, come è tipico negli atleti di alto livello, comunque in realtà erano atleti dal livello amatori a livello elite, assumevano con costanza anche medicinali antinfiammatori non steroidei. Questi sì tolgono l'infiammazione, ma non la risolvono, e quindi questo tipo di atleti era spesso associato a ricadute dai loro infortuni. Quindi se avete piacere potete poi andare a leggere in letteratura questo articolo che vi ho con molta semplicità riassunto. Però questo fa capire l'importanza del ruolo degli acidi grassi omega 3 nel nostro organismo. In particolare, come vi dicevo prima, gli acidi grassi omega 3 non si immagazzinano solo a livello cerebrale, quindi come DHA, ma anche a livello dei globuli rossi, proprio perché vengono immagazzinati nella membrana del globulo rosso. La cosa curiosa, su altri studi che stiamo facendo, sempre con l'equipe Enervit, ci siamo accorti che c'è una cosa strana che accade allo sportivo di qualsiasi livello durante lo sforzo, e che questi acidi grassi omega 3 durante lo sforzo spariscono, cioè si abbassano per la verità, in maniera molto importante. Cosa che ci ha portato a pensare, con ulteriori studi, sul fatto che con ogni probabilità, per tamponare l'infiammazione che si crea dall'allenamento, l'organismo ciucci proprio, cioè si nutra di acidi grassi omega 3 per contrastare questo tipo di stress che accade. Questa carenza potrebbe portare a confermare lo studio che vi dicevo prima, quindi all'aumento del rischio di questi acidi grassi omega 3, di questi infortuni per riduzione degli acidi grassi omega 3. Però questo proprio per farvi capire quanto noi possiamo spaziare sul beneficio degli alimenti funzionali, quindi non solo sul benessere quotidiano, ma anche poi a livello sportivo. Vi ho fatto vedere prima non solo gli acidi grassi omega 3, ma ho sottolineato anche tre altre sostanze molto curiose di cui vi parlavo, che sono i polifenoli, perché accanto agli acidi grassi omega 3 molto potente la capacità antinfiammatoria, antiossidante e antibatterica dei polifenoli.
che fino a qualche anno fa in realtà non venivano neanche menzionati tra i micronutrienti, ma hanno proprio questa capacità molto preziosa per il nostro organismo, che va ben oltre la semplice tra virgolette, capacità antiossidante. Tra tutti questi, alcuni in particolare, ma uno l'ho sottolineato, è il cioccolato come alimento funzionale. Purtroppo poi il cioccolato è anche ricco di grassi saturi, è anche ricco di zuccheri a seconda del tipo che noi scegliamo e purtroppo anche di metalli. Però al tempo stesso il cioccolato è ricco di una sostanza funzionale molto molto interessante, che è il cacao. Più nello specifico le catechine del cacao, cioè questi polifenoli che sono presenti nelle fave di cacao. Anche da questo punto di vista, altri tipi, poi ritorneremo sul cacao, altri tipi di polifenoli sono presenti in un mirtillo molto molto particolare, che non è un mirtillo comune, ma è un mirtillo presente soprattutto nelle terre del Sud America, le terre molto esposte al vento, ai venti del mare, ai cambi di temperatura. Questa cosa dei cambi di temperatura è molto curiosa, perché gli alimenti che sono presenti in situazioni di stress ambientale sembrano sviluppare proprio più capacità antiossidante, quindi più polifenoli. Vi faccio un altro esempio molto più vicino a noi: le arance tarocco, che sono tipiche soprattutto di fine inverno, comunque inverno inteso con Sicilia, quindi da gennaio in poi sostanzialmente, sono più rosse e hanno questo sapore un po' dolce e amaro al tempo stesso, proprio perché crescono con il cambio di temperatura repentino tra la notte, che è ancora fredda, e il giorno, in cui invece aumenta la potenza dei raggi solari. Quindi tutti i polifenoli contenuti ad esempio in arance rossa diventano così degli alimenti funzionali. Al tempo stesso anche per esempio i pomodorini, più sono piccoli più riescono a sviluppare questa capacità antiossidante, quindi questa concentrazione di polifenoli. Ma perché accade questo alle piante, quindi perché sono più ricche di polifenoli? Perché le piante, a differenza nostra, sono piantate per terra, hanno le radici e avendo le radici sono lì esposte a tutti i cambi di temperatura, ai cambi di vento, ai cambi di clima. E quindi cosa fanno per potenziarsi? Non ho dimenticato ad esempio l'attacco degli animali erbivori. Per difendersi l'unica cosa che possono fare, non potendo scappare, è quella di sviluppare questi polifenoli. Come li riconosciamo questi polifenoli? Li riconosciamo attraverso il sapore, infatti è il motivo per cui li sviluppano per difendersi dagli animali erbivori, che hanno questo sapore molto dolce e amaro. Pensate appunto ai pomodorini di cui vi dicevo prima, alle arance, al cacao, ai mirtilli, ai frutti di bosco più in generale. E al tempo stesso cambiano, hanno questo colore molto forte, proprio perché si devono difendere in qualche modo anche dai raggi UV. Quindi capite che più sono esposti quasi a intemperie, più riescono a svilupparle. Tra questi appunto questo piccolissimo mirtillo, il cui estratto in realtà è usato se non dai tempi degli Egizi, ma sicuramente anche magari dai tempi dei Maya. Dai tempi dei Maya è molto utilizzato anche un altro tipo di polifenoli, che sono quelli del cacao di cui vi menzionavo prima, proprio perché hanno una capacità a livello anche solo del derma, hanno una capacità antiossidante, hanno tantissime capacità per il nostro organismo ben descritte in letteratura scientifica. Hanno anche una grande capacità a livello di controllo glicemico. Vi ricordate che all'inizio della nostra chiacchierata, del nostro incontro, vi dicevo che questi alimenti funzionali possono anche modulare la glicemia nel nostro sangue. Infatti è stato osservato che quando i polifenoli del maki vengono assunti prima di un pasto, la risposta glicemica è nettamente più vantaggiosa a parità di carboidrati assunti e di carico glicemico del pasto. Qui ovviamente c'è solo uno studio di riferimento che è tra i più interessanti, ma in letteratura ne potete trovare anche tanti altri. E poi più in generale in realtà abbiamo un po' tutta la frutta, come vi dicevo prima, soprattutto quelli che sono definiti superfrutti, come ad esempio i mirtilli, o al tempo stesso i frutti di bosco, le fragole, le ciliegie e tanti altri. Quella che vi ho proiettato è una review, quindi è riassunto di tantissime evidenze scientifiche e anche abbastanza recente, perché è del 2019. Ancora un'altra
un'altra evidenza scientifica sul beneficio anche appunto dell'estratto di machi, che è quel tipo di polifenoli di cui parlavo prima, sulla riduzione del danno ossidativo in soggetti fumatori di sigarette, a beneficio del benessere delle nostre ossa. Quindi veramente in letteratura vi potete sbizzarrire sui benefici di questi alimenti funzionali. Qui ne trovate ancora un'altra sul cacao, proprio sulla riduzione di tutti quelli che sono i danni e la conservazione anche del nostro benessere. E prima vi parlavo di popolazioni delle Blue Zone. Il cacao appartiene a un'altra Blue Zone, dal Giappone facciamo un po' a giro del mondo, andiamo quasi dall'altra parte, che è la popolazione dei Kuna, quindi siamo nelle isole San Blas, siamo nell'arcipelago davanti a Panama, grosso modo. Ed è stato osservato che c'erano questi soggetti che bevevano, un po' come la tradizione del tè in Inghilterra, avevano tutti i giorni questa tradizione di bere questa bevanda a base di cacao, che non era la nostra ciobare, sia chiaro, però era una bevanda molto amara, ricca di cacao. Cosa faceva? Cosa si erano accorti? Si erano accorti che questa popolazione era particolarmente longeva. Quando qualcuno di questa popolazione abbandonava quell'isola per andare a Panama, soprattutto in cerca di lavoro, di un lavoro più stabile, più continuativo, coincidenza o forse non coincidenza, aumentava il rischio di patologie, soprattutto a livello cardiovascolare. Così sono andati a studiare meglio i benefici del cacao e i primi studi che si trovano sono proprio a carico del benessere cardiovascolare. Infatti il cacao, andiamo avanti, vi ho messo un'immagine, sono altri studi, ok. Il cacao ha questa grandissima capacità di aumentare il flusso di sangue a livello dei nostri vasi sanguigni, ma non solo a livello del muscolo, come si può pensare, o a livello dei vari tessuti, ma anche a livello cerebrale. Quindi il primo grande beneficio è quello di migliorare la capacità di concentrazione, per esempio, migliorare la capacità di memoria, tant'è che in letteratura si cercate, sono tanti studi sul beneficio dei polifenoli del cacao assunti nella prima colazione, proprio per migliorare la capacità cognitiva anche nei bambini nelle prime ore del mattino. Capacità cognitiva vuol dire migliore efficienza mentale, miglior memoria, miglior capacità di concentrarsi, migliori riflessi, miglior capacità visiva anche, non dimenticatelo. Vuol dire miglioramento anche della qualità, per esempio, dei tessuti come della pelle. Prima c'era uno studio su cui sono andata veloce, ma c'è un riferimento scientifico. E non ultimo anche a livello muscolare, tant'è che il cacao è stato utilizzato come estratto per alcuni tipi di integratori per lo sport, proprio per il fatto che mima un po' l'effetto dei nitrati vegetali. Avete sentito qualche anno fa, c'è qualcuno appassionato di ciclismo per esempio? No, nessuno, peccato, ah ok, anche siamo in due. Poi tempo fa si parlava dei benefici dei nitrati vegetali a partire dall'estratto di barbabietola, oppure dall'estratto di spinaci, e avevano questo effetto: in una situazione di acidità come lo stomaco si attivavano, aumentando il flusso di sangue a tutto l'organismo, e questo è un grande vantaggio. Nello sport ci sono poi dei dati sul miglioramento delle performance. Una cosa parallela, simile, cioè nel senso lo stesso obiettivo lo raggiungiamo ma con un altro meccanismo d'azione, lo fa poi anche il cacao, comunque gli estratti di cacao. Quindi capite quanti benefici può avere, in un certo senso il cioccolato può essere considerato come un alimento funzionale anche se è un po' borderline, o comunque l'estratto di cacao può essere vantaggioso. Qui alcuni esperimenti anche sulla riduzione del danno muscolare indotto dall'esercizio, quindi i famosi DOMS, cioè il dolore muscolare tardivo, quando viene utilizzato il cacao come capacità antiossidante. Di essere saltato qualcosa sulle funzioni cognitive, come vi dicevo prima. Ok, entriamo un po' più sempre nel mondo dello sport, perché in realtà sono stati sviluppati adesso anche altri prodotti a partire da alcune sostanze. A braccetto del cacao va la caffeina. Tantissimi sono gli studi sulla caffeina, sui benefici nel quotidiano a carico cerebrale, ma anche nello sport, tant'è che a partire dal 2005 la caffeina non è più sostanza dopante, lo era fino al 2004 per tanti motivi che
ora non sto qui a raccontarvi. A questo punto si è scoperto che la caffeina può essere un trasportatore, già in piccole quantità, dei carboidrati. Sapete che i carboidrati vengono assorbiti nel tratto intestinale e da lì passano al circolo ematico che li distribuisce all'organo che ne fa più richiesta, sotto sforzo ovviamente i nostri muscoli. La caffeina è stato osservato essere un ulteriore carrier, cioè trasportatore di questi carboidrati a livello intestinale. Cosa significa questo? Significa che nella stessa unità di tempo riesco ad avere molta più energia e questo è un vantaggio per l'atleta, tant'è che ad esempio non possiamo non nominare, soprattutto in questi giorni, Pogacar. Lui ne utilizza nella fase centrale, nella fase ad esempio di salite, e poi nella fase finale. Non la utilizza per tutta la tappa o per tutta la competizione, ma la utilizza in momenti ben specifici. Ricordatevi che la caffeina ha una capacità di entrare nel sangue a seconda dei soggetti, proprio perché c'è un'interindividualità, dai 15 ai 40 minuti, in realtà già anche dai 10 ai 40 minuti, ma ha una capacità di dimezzarsi nel sangue dalle 4 alle 6 ore. Quindi cosa significa? Che per un atleta assumere una quantità troppo elevata di caffeina può modificare anche la qualità del riposo notturno. E poi il sodio, forse qualcuno si è stupito che l'ho inserito come alimento funzionale tra le spezie nella slide che abbiamo visto poco fa, perché in realtà il sodio è un minerale molto importante. Oggigiorno nell'alimentazione quotidiana dobbiamo fare attenzione ovviamente a non eccedere, come non eccedere neanche con i carboidrati raffinati, ma nello sport è un minerale importante. La sua carenza induce il rischio di iponatremia, che sapete essere la carenza dei minerali, soprattutto del sodio, appunto nel sangue, dovuta o a un'elevata sudorazione, quindi perdita, oppure a un'elevata assunzione di acqua povera in sodio. Quello che accade è che il rischio di iponatremia, l'iponatremia è molto diffusa, più di quanto si pensi. Qualcuno potrebbe dire, beh, solo a carico degli atleti elite, solo a carico dei top atleti. In realtà ci sono tantissimi atleti che accusano i tipici sintomi dell'iponatremia, che sono ad esempio oltre lo svenimento ma anche la nausea, durante e dopo le competizioni, guarda caso con le competizioni o al caldo oppure dove hanno bevuto solo l'acqua dei rifornimenti senza assumere sali minerali, oppure magari non avendo una conoscenza specifica del mondo della nutrizione sportiva hanno assunto, come spesso si fa, il magnesio e potassio durante l'attività senza invece assumere il minerale prioritario che è il sodio. Quindi a questo punto, proprio anche per salvaguardia e per goderne dei benefici, è stato aggiunto in alcuni prodotti, insieme ad esempio alla caffeina, in prodotti diversi. Arriviamo un po' alla fine della nostra chiacchierata, che io nella mia passione mi perdo, non so mai quanto parlo. Quali informazioni ci portiamo a casa da questo nostro incontro, sperando di avervi dato qualche spunto di riflessione, oltre che a concetti che magari si possono trovare su libri, sul web, ma qualche spunto di riflessione. Gli alimenti funzionali io li definisco un po' come i prodotti proteici, un'opportunità per favorire il benessere. Ovviamente bisogna saperli scegliere, perché non tutti sono uguali e non tutti rispondono alle caratteristiche che abbiamo visto all'inizio, cioè non tutti sono sicuri, non tutti non contengono ad esempio elementi che invece sono tossici. Tossici quando consumati in alte quantità. Fondamentale la corretta comunicazione di questi alimenti funzionali e degli effetti salutistici. Bisogna assolutamente evitare, anche dal punto di vista divulgativo, ad esempio dei contenuti più pop, cioè più popolari sulla stampa comune, messaggi che attribuiscono proprietà curative o terapeutiche ad un alimento. Mi è capitato, adesso forse non va più così di moda, ma un po' di tempo fa, che si diceva il cioccolato è assolutamente alimento funzionale, oppure ha delle caratteristiche che possono essere funzionali, ma questo non deve passare il messaggio che allora dobbiamo mangiare ogni giorno una tavoletta di cioccolato per godere dei benefici del cacao. Come anche per esempio il pesce, sono molte persone che dicono: ok, ho capito che gli omega 3 sono importanti, tutti i giorni inserisco una porzione di pesce. In realtà, al di là del costo, può essere anche tossica sotto il punto di vista dei metalli, delle sostanze inquinanti. Il professionista, comunque colui che crea comunicazione, è tenuto a informare ed educare il consumatore ad un'alimentazione consapevole, con l'obiettivo di garantire uno stato di benessere fisico e mentale e ridurre il rischio di insorgenza di eventuali patologie.
non so se avete domande, io ho chiacchierato tantissimo, con un po' di difficoltà del rumore, non ve lo nascondo, e grazie per essere venuti, soprattutto spero, ripeto, come dicevo un attimo fa, di avervi dato magari qualche spunto di riflessione per andare a spulciare in letteratura qualcosa che vi incuriosisce, o magari guardare anche gli alimenti funzionali con un approccio un po' diverso, un po' nuovo, un po' innovativo, utilizzando quella parola che mi piace tanto, che è opportunità.